Mister Maffei, a commentare questa vittoria 2-0, pronti via dopo il cambio del mister, la squadra, se c'era una squadra che doveva essere in apprensione, doveva essere l'Accademia, non è sembrata così, forse più la Capriolese, perché primo tempo dopo il gol è partita controllata, nel secondo tempo si è rischiato qualcosa 10 minuti, poi la tua squadra ha meritato nel finale. Beh, oddio, io ho visto tanta Capriolese, hanno davvero molta qualità, noi abbiamo fatto la nostra partita fatta di compattezza e ripartenze, come ho detto in settimana sapevo, ero sicuro di aver preso in mano una squadra con le basi solide, l'hanno dimostrato i ragazzi e così come ho detto in settimana non posso pensare di aver inciso con un solo allenamento, quindi è una vittoria che fa piacere più che altro per il morale dei ragazzi. Poi c'è stato comunque anche un cambio tattico, magari come allenamento non so quanto puoi aver inciso, ma sul cambio tattico mi sembra si è giocato con i tre davanti, con Noris spostato a destra, Camanini centrale delle punte e Stefanetti che si alternava con Camanini, al di là della doppietta di Stefanetti, i tre centrocampo, insomma qualcosa è cambiato, dai. Ma in realtà abbiamo giocato col 4-4-2, quindi i due, cioè erano quattro attaccanti in campo, ma due giocavano di esterni, quindi, ma più che i moduli è l'atteggiamento. Sì, perché poi diventa un tre col possesso palla, diventa... Sì, è l'atteggiamento che conta, e i ragazzi hanno voglia e ripeto, non gliel'ho di sicuro messa io questa voglia in un allenamento, hanno dei valori e speriamo di tirarli fuori. È tornata di nuovo la difesa dell'Accademia, l'anno scorso una delle migliori difese, quest'anno fino a qualche domenica fa subiva qualche rete di troppo, oggi mi sembra comunque bella quadrata, ha sofferto quei 10 minuti quando loro hanno provato a spingere poi. Sarò ripetitivo, è tornata ma c'è sempre stata, c'è solo da capire il come mai a volte magari non ci si esprime sui livelli che servono, ma i ragazzi hanno valori e li avevano prima come ce li hanno adesso. Da mister, prima esperienza in prima categoria, sì. Perché tre anni di settore giovanile, poi cena, come te la senti questa categoria importante per l'Accademia, importante anche? Ma penso che il calcio sia calcio ovunque, è importante farlo con la passione, che è l'ingrediente principale, e con la serietà. Poi le categorie sono fatte per dividere un po' le qualità, vediamo se risulteremo i ragazzi e io adeguati, dice sempre il campo.